suoneranno a morto i campanili dell'intera diocesi di Agrigento, una protesta per la cattedrale di San Gerlando, chiusa ormai da 2 anni, a suon di rintocchi contro l'indifferenza. Così l'arcivescovo Francesco Montenegro addita il silenzio e l'immobilismo di tutti i cittadini e della classe politica. Da qui l'iniziativa, spiega Don Franco, che ha come obiettivo di ridare speranza al cuore vecchio di Agrigento e al suo duomo. La chiusura della cattedrale non è altro che espressione dello stato di precarietà in cui verte l'intero centro storico e i suoi immobili, oggetto di sgomberi forzati ed esortazioni alla messa in sicurezza. Da giovedì prossimo a mezzogiorno, in coincidenza con l'avvio dell'anno della fede, e per ogni domenica fino al 24 novembre del 2013, l'intera chiesa suonerà le sue campane manifestando contro l'ignavia generale e le lentezze burocratiche. Il problema, affermato Don Baldo Reina, biblista e prefetto degli studi teologici della diocesi, è che perdiamo la nostra storia e le nostre radici. La cattedrale simboleggia un faro di guida. La sua chiusura, conclude Don Baldo, equivale all'assenza di una madre che dall'alto osserva i suoi piccoli che iniziano a camminare. E le campane a morte non saranno l'unica manifestazione di contrarietà della Chiesa. È già in cantiere una fiaccolata che andrà ad illuminare il percorso che collega la Chiesa di Sant'Alfonso al Duomo. E a tal proposito è intervenuto Vittorio Messina, presidente della Camera di Commercio di Agrigento, affermando che l'iniziativa portata avanti dall'arcivescovo non può essere vista solo come un appello emozionale alle nostre coscienze, ma merita di essere presa in seria considerazione per affrontare con tempestività i rimedi che l'emergenza impone. Ed è per questo motivo che la Camera di Commercio di Agrigento dedicherà un tavolo tecnico, un'apposita riunione di tutte le forze sociali ed imprenditoriali della provincia alla cattedrale di San Gerlando, alla messa in sicurezza delle colline, alle prospettive di recupero della zona, anche sotto l'aspetto di una ripresa delle attività economiche che possono interessarla.